123.eu. Note di agopuntura e medicina cinese a cura della dottoressa Catherine Belwald. Buongiorno, volevo parlarvi oggi di agoscettici e agomistici. Einstein diceva che il mondo si divide in coloro che credono in tutto come se fosse un miracolo e coloro che invece non credono assolutamente nel miracolo, non credono assolutamente che il miracolo possa esistere. Ecco, è un po' così che si divide la popolazione oggi, sia da parte di noi medici che da parte dei pazienti. Quindi, ecco, ci tenevo moltissimo a fare una piccola, un punto, una postilla. Cerchiamo di capire che questo atteggiamento, questa presa di parte o dell'agoscettico o dell'agomistico sono delle forme di estremismo e che invece per noi il raggiungimento dell'equilibrio è fondamentale. L'equilibrio che significa non avere sempre la stessa idea ma cambiarla nel tempo, come fa lo Yin e lo Yang. Lo Yin e lo Yang sono la base, la radice della medicina cinese, del pensiero filosofico cinese. E quando io ho fatto la mia primissima lezione di medicina cinese si parlava dello Yin e dello Yang come appunto un concetto filosofico. Oggi, ad anni di distanza, posso dire che lo Yin e lo Yang non sono affatto soltanto un principio filosofico, sono una legge. Sono una legge che si manifesta in qualunque cosa ci circonda. Sono il primo albero binario, esattamente come lo 0 e lo 1 dell'apparato digitale. Cosa saremmo noi oggi senza lo 0 e 1 e quindi senza tutte quelle strutture tecnologiche che ci circondano, senza il nostro smartphone, senza il nostro PC? Cosa saremmo? Eppure noi guardando il nostro PC, guardando su YouTube, non è che siamo lì a calcolare gli 0 e gli 1 che si muovono dietro. E lo stesso dovremmo fare con lo stesso occhio critico. Dovremmo guardare al mondo che ci circonda esattamente come lo Yin e lo Yang, che continuano inesorabilmente a trasformarsi l'uno nell'altro, e senza per questo però diventare mistici, senza vedere tutto e soltanto tutto come una costruzione di disturbo formato unicamente dalla materia, osso, carne, tendine, ma neanche come un problema di 300 vite fa o della vita precedente o piuttosto di altre cose che veramente spesso hanno quasi del ridicolo, quasi, come direbbe un mio carissimo amico, del pensiero da bacio perugina, perché purtroppo questo è un po' quello che la medicina cinese un po' tende a trasformare. O si diventa, o ci si allontana totalmente, o si diventa dei banali, si prende la via della banalità e del pressapochismo, del qualunquismo, che poi è pericolosissimo. E invece per noi lo Yin e lo Yang dovrebbero diventare quello che sono, ovvero delle coordinate, perché il lato in ombra della montagna, perché l'ideogramma dello Yin rappresenta il lato in ombra della montagna e l'ideogramma dello Yang è il lato in sole della montagna. In realtà si trasformano l'uno nell'altro in base alle ore del giorno. E quindi lo Yin e lo Yang sono in realtà per noi delle coordinate per orientarci nella direzione giusta, sia nel tempo che nello spazio, perché anche nello spazio questo lo Yin e lo Yang ci possono dare delle direttive, delle indicazioni su come e dove ci troviamo, perché alla fine la cosa più importante in questo mondo, in questo mare di informazioni che ci circonda, avere una guida, avere esattamente la bussola di dove vogliamo andare è la cosa più importante che ci sia, è la cosa più preziosa. Arrivederci, alla prossima.